Amici telespettatori, c'è la nuova squadra campione qui a Reazione a Catena, sono le scuffie da Terni, indossate le cuffie però in questo caso, Laura, Matteo e Sabrina Scuffie, sta per colpo di fortuna, ma loro si sono dimostrati molto bravi, poi la fortuna serve sempre. Laura, mi senti bene? Sì. Perfetto, bene, Matteo? Sì. Ok, e Sabrina? Allora, concentrazione, ci siamo, 124.000 euro sul tavolo. Che entri l'ultima catena. Allora Sabrina, partiamo da te e da Casadei L piatto. Sabrina. Liscio. Perché? I Casadei fanno musica liscio. Sì. Il piatto Raul è liscio. Casadei. Raul Casadei. Ha inventato, diciamo, il anche liscio, la parola liscio. Ballo. Il dimenticato Raul Casadei. E il piatto è liscio. La superficie. Il piatto è liscio. Qualcosa di piatto è liscio. È liscio. Esatto. Partono col piede giusto i nuovi campioni. Adesso andiamo da Matteo con piatto. P. Serie. Gioco Matteo. Gioco il jolly. Giochi il jolly? Attenzione, entra una seconda lettera. Piatto. P-U. Puntata. Serie. Puntata. È una puntata di una serie, sì, televisiva. Puntata. Il piatto è una puntata. Puntata al gioco. Puntata. Matteo. Puntata. Sì, va bene anche al singolare perché nell'ultima catena si accetta anche singolare e plurale in certe occasioni, naturalmente se non cambia il senso. Qui è puntata di una serie. E il piatto contiene le puntate, insomma, di una partita, per esempio, a carte. Molto bene, anche il secondo passo giusto. Adesso andiamo da Laura con serie T, croce. Laura. Testa. Testa di serie in un tabellone di un torneo tennistico, anche pongistico. Come o, calcistico, o calcistico. Sono le squadre? Più forti. Più forti, diciamo. Insomma, all'inizio non si incontrano e tra loro. Testa o croce quando lanci buona la monetina. Brava Laura. Abbiamo terminato il primo giro. Un jolly ancora a disposizione e intatto il montepremi da 124.000 euro. Sabrina. Croce. P. Incontro. Sabrina. Punto. Punto a croce, il ricamo e un punto d'incontro. Vediamo. Vediamo se è un punto d'incontro. Certo che lo è. Tra queste due parole. Molto bene, Sabrina. Matteo. Incontro. V. Picco. Matteo. Gioco il secondo jolly. Attenzione, seconda lettera. Allora, incontro. V e picco. Incontro al vertice e il picco è il vertice. Vertice. Però incontro al vertice, okay. Non fare un incontro in vertice. Matteo. Vertice. Deve fare un incontro al vertice e il picco è un vertice. Oppure il vertice è il punto di incontro di due lati. Di un poligono è il vertice e il vertice della montagna di un picco roccioso. Molto bene, Laura, possiamo chiudere la catena. Picco. C.
ci oro. Laura. Dico catena, il picco di una catena montuosa e una catena d'oro. È una catena d'oro, dici? Vediamo. Ahi, se il vostro primo errore, ma arriva subito un'altra lettera, eh? Attenzione Sabrina, picco, C-O, oro. Sabrina. Colato. Colato a picco, il Titanic. E oro colato. Oro colato, cioè quando... Oro puro. C'è una verità proprio assoluta, oro colato. Ce l'avevi da prima o sbaglio? Sì. Già dalla prima lettera. Vediamo se è esatta. Sì che è esatta. Brava Sabrina. Bellissima. Ultima catena da parte dei nostri nuovi campioni, le scuffie. 62.000 euro ancora sul tavolo, questo è il valore dell'ultima parola. Giochiamo insieme anche stasera, amici, partendo da oro, CI, A finale e il terzo elemento. Oro potrebbe essere allora, una medaglia d'oro, quindi... Allora, oro come materiale prezioso, un materiale d'oro. Oro anche come... Mattino? Mattino. Mattino l'oro in bocca, l'oro però c'è sempre, sempre come valore di prezioso, una cosa preziosa. Ok. Quindi con C, I, A. Cima? Cima? No, cima no. L'oro come materiale puro, grezzo? Il materiale grezzo oro, oro anche come viene lavorato, oro come viene estratto, quindi una miniera d'oro. Invece un oro in borsa. Un giacimento d'oro. Un... Cima, una cilindrata dell'oro. Altri significati di oro. Dell'oro. Altri significati di oro, perché a me viene solo come metallo prezioso. L'oro. Ma non può essere, perché già l'oro colato era già... Oro è quello, però. Tocca pensare a un'altra oro cosa. Oro anche relativo alla bocca, se una ciliegia d'oro. C'è un trofeo d'oro. Oro faringeo. No, cioè il tampone. Qualche trofeo del cinema d'oro. Oro. C'è l'orso cinema. D'oro. Cinema d'oro. L'orso d'oro a Berlino. A Berlino consegnano l'orso d'oro. Cinema. È cinema. Potrebbe essere però... Cinema. Ciliegia, che sta bene ciliegia, ma La ciliegia d'oro io non la conosco. Ciliegina, no, nemmeno quella. La ciurma d'oro, la oro. Cistifelle ad oro, magari cistifelle. Un robot c'ha la cistifelle ad oro. Intesa come qualcos'altro. No, la cicala. Cicogna, qualche animale la con cicala d'oro cicala. Che... La cicogna pure con l'oro che c'ha a che vedere. La cicogna d'oro. Qualche animale. Non mi viene in mente. Compriamo il terzo elemento. Sì, compriamo. Matteo, che facciamo? Compriamo il terzo elemento. Vi ho sentito dire tante parole. Avete pensato a premi. Abbiamo pensato a tanto, Marco, ma... Non l'avevo mai sentito la cistifelle ad oro. Neanche noi. Nemmeno io, effettivamente, quindi... Allora, 31.000 euro, rimane ancora molto importante il montepremi. Ecco il terzo elemento. L. L. Una taglia, cintura L, la cintura d'oro. L come taglia, L come lettera. L è una lettera. L è i numeri romani, però è anche... 50. 50. 50 le nozze d'oro che ha fatto mamma l'anno scorso. 50 le nozze d'oro e la lettera L, i numeri romani è 50. Questa teniamola, un'altra parola? No, è 50, Matteo. Se fosse, una taglia, allora cintura, cintura d'oro no. No, è 50. Le nozze d'oro che ha fatto mamma l'anno scorso. Allora, Matteo. 50. Togliete pure le cuffie. Spieghi come siete arrivati a 50. Allora, 50 sono le nozze d'oro.
diciamo, dopo 50 anni di matrimonio. Hanno fatto i miei genitori. Come si chiamano i genitori? Pina e Donato. Pina, ti saluto. E Donato, salutiamo. Certo, sarebbe, se è presa questa parola, una bella soddisfazione anche per loro, in qualche modo si sentono di aver partecipato. Ma L? L dovrebbe essere il numero 50 in romano, se non sbagliamo. Siete sicuri? L? Sì. Potrebbe. D è 500, M è 1000, sì. X è 10, V è 5, L X dovrebbe essere 50. Vediamo. X è 10, confermo. X è 10. Allora, vediamo se possiamo festeggiare il vostro debutto da campioni, rifesteggiare le nozze d'oro dello scorso anno di mamma e di papà. E papà. La parola di stasera, del valore di 31.000 euro, è... Congratulazioni, chiamiamo subito mamma e papà. Allora, i nuovi campioni sono subito riusciti ad arrivare all'ultima parola.